lavoro nell'ambito del design di prodotto da qualche anno. Principalmente i campi in cui lavoro sono questi tre qui, e cioè appunto il design di prodotto, modellazione 3D, rendering e lettering design painting. Faccio design di prodotto dal 2006 più o meno, che è in realtà il design di prodotto quello di cui, insomma, di cui approfondiremo oggi. Oltre a queste cose qui, insegno appunto in un'accademia Rimini, insegno modellazione 3D. È partito tutto da LISIA, che è l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, una scuola di design industriale che io ho fatto a Faenza. Dopo LISIA ho iniziato assieme a quattro compagni di corso. Abbiamo creato un gruppo di ricerca sul design che si chiama appunto Dorothy Gray, col quale siamo tuttora in attività e abbiamo fatto sempre lavori di ricerca sull'ambito del design, ma su come il design quotidiano viene vissuto dalle persone. Sono andato a lavorare in un'azienda che si chiama Angelo Grassi, che è l'ultima azienda in cui ho lavorato. Angelo Grassi è un'azienda che si occupa di investimenti fieristici. Ho iniziato una nuova avventura e questa avventura si chiama Labolabo, che è una delle formule nuove che vanno a rimarcare il discorso dell'eco sotto vari punti di vista. Noi siamo designer di prodotto, grafici, siti web, applicazioni mobile, un geometra, una grafica per l'editoria e un altro che fa il copywriter. Quindi sono sette esperienze simili ma quasi complementari, perché il mestiere della creatività è un mestiere che va alimentato quotidianamente. È come avere uno stagno con tanti pesci. Quando hai bisogno di un'idea, vai con la tua canna e vai a pescare un pesce. Ogni tanto però i pesci bisogna che li rimetti dentro. Quindi non abbiate paura di chiedere, di informarvi, di confrontarvi, perché bisogna sempre alimentare il laghetto. Questo è uno sgabello abbastanza resistente. All'inizio sembra che si pieghi, ma sono solo pieghe di assestamento. Ci interessava fare uno sgabello che fosse in un unico pezzo e che si potesse montare senza l'ausilio di scotch, carte, colle e via dicendo. Vi darò quella che è la testella, che è quella là. Voi dovrete ricalcarla, dovrete segnarvi quali sono le linee che dovete tratteggiare e che dovrete poi piegare. Vi raccomando una cosa come questa. Dopodiché lo piegheremo tutto insieme. Il primo passaggio è quello di ricalcare sul cartone la fustella, poi si comincia a tagliare. Qui vedete ci sono tutte le righe tirate. Queste sono le righe che dovremo tagliare e alcune invece le dovremo piegare. Avendo più tempo, o se volete lo potete fare anche voi a casa, quando andrete a disegnare e poi tagliare, la parte su cui lavorate è la parte interna. Dall'altro lato, che è quello che rimane fuori, se volete lo potete decorare. Avete due possibilità: o lo montate e poi lo decorate in modo che tutto torni alla perfezione se siete precisini, oppure potete girarlo, colorare come vi pare, poi tagliare, montarlo e così vi gustate anche la sorpresa.